aumentare i contagi da coronavirus in Campania e con loro la preoccupazione generale. Il presidente della regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato che se la situazione continua ad aggravarsi, verrà reintrodotto l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Nonostante il caldo e l'avvicinarsi di agosto, la mascherina potrebbe essere l'unico strumento efficace per limitare la diffusione dei contagi. Abbiamo chiesto ai torrisi la loro opinione al riguardo e la maggior parte sembra propensa a portare ancora la mascherina per la sicurezza generale. Non mancano, tuttavia, critiche al comportamento irresponsabile di molti cittadini. De Luca ha annunciato che vorrà reintrodurre l'uso delle mascherine all'aperto. Cosa ne pensate? Io penso che sia una cosa ottima, perché comunque Torre del Greco ne ha bisogno di le mascherine. Giusto, io concordo con lei, è la stessa cosa. Questo virus sta camminando troppo velocemente, la gente non ha responsabilità delle proprie azioni. Quindi è giusto fare più controlli? Giusto. Lei è preoccupato? È un po' preoccupato, sì, perché finché non esce questo vaccino non possiamo essere sicuri. Bisogna ancora continuare. E lei è d'accordo anche a metterli all'aria aperta? Sì, senz'altro sì. Perché poi ci sono assembramenti all'improvviso e voi non ve ne accorgete che c'è qualche problema poi. Secondo lei i torresi la stanno gestendo bene? Prima sì, poi dopo no, ora vedo un'altra volta e sono preoccupato un'altra volta. Per me è una cosa giusta che fa De Luca. Secondo te i torresi la stanno gestendo bene l'emergenza? Ma sì e no, ti dico la verità, perché vedo comunque assembramenti per molte parti. Non credo che ci debba essere la legge sull'accordo della mascherina, cioè sull'obbligo della mascherina all'aperto. Perché? Perché così com'è non è obbligatorio la mascherina, però qualora ci sia per strada un assembramento di persone te la metti, quindi te la porti sempre a portata di mano. De Luca potrebbe reintrodurre l'obbligo di mascherine all'aperto, che ne pensa? È una cosa utilissima, giustissima, perché dati gli ultimi dati ci siamo accorti che comunque ci sono casi di rientro, di ritorno, ma comunque ci sono casi, e se la reintroduce è una buona cosa, perché comunque c'è molta poca educazione, soprattutto nei luoghi chiusi, ma anche nei luoghi aperti non è che c'è tanto rispetto, per cui se viene reintrodotta è una buona cosa. Purtroppo ci sono persone che non rispettano le regole e allora sarebbe forse giusto, se continuano a non rispettare le regole e se aumentano i casi positivi, forse De Luca ha ragione a reintrodurre la mascherina, perché se non lo vogliono capire, lo devono capire per forza le persone in questo modo. Ci vuole un po' di buonsenso, tutto qui, secondo me. Secondo me potrebbe essere sia una buona idea che una cattiva, diciamo così. Perché comunque non tutti rispettano, quindi non so quanto possa essere utile, sinceramente. Quindi sei preoccupato comunque per il Covid? Io vengo da Genova, quindi qua non so come funziona, sinceramente. Secondo me all'aperto basta mantenere un po' di distanze, quindi. Però se c'è uno ci dovrebbe essere delle regole che valgono per tutti, o sì o no. Invece non si capisce se all'aperto, alcuni comuni anche all'aperto, mi pare Capri, i comuni obbligano a tenerla anche all'aperto, altre zone no. Mi sembra un po' strano che la Covid usi due pesi e due misure a seconda dei comuni dove si trova. Quindi c'è una grande confusione, una gestione pessima di questa epidemia.